Ciao a tutti, sono Asia e come vi avevo già detto nel precedente video, faccio il video tag delle 10 domande sul FIMO. Allora, la prima. Quando ho iniziato a lavorare il FIMO? Allora, io ho iniziato verso fine marzo, inizio aprile più o meno. Come è nato questo hobby? Allora, mia madre mi aveva comprato una confezione di plastilina e mi ero divertita molto appunto a lavorarla. Allora ho fatto una ricerca su internet guardando se c'erano appunto delle paste modellabili un po' più, diciamo così, professionali. E ho trovato questo video di questa ragazzina che appunto parlava del FIMO, spiegava un po' cos'era, così cos'ha. E allora ho fatto sempre una ricerca guardando se nella mia città lo vendevano. Siccome lo vendevano, direttamente il giorno dopo sono andata appunto al negozio e ne ho comprato un po' di panetti. Mi sono trovata bene e, come ha detto Giulia, dopo ho trasmesso anche a lei questa passione. Allora, terza domanda. Qual è stata la mia prima creazione? Allora, la mia prima creazione è stata questa torta, vedete? Così, ripiena. Con la fettina che pende fatta in questo modo. Ok. Poi l'ultima creazione invece che ho fatto è stata una crostata che ho tagliato in tanti pezzetti. Me ne manca uno, ma fa lo stesso. E ci ho fatto degli orecchini, alcuni con le fette grandi, alcuni con le fette piccole e un phone strap. Comunque la crostata è fatta così. Ripiena e il di sopra è così. Ok, poi la mia creazione più brutta è stata questa specie di robot strano che doveva essere un macaron, ma è venuto un poccio e quindi insomma non l'ho buttata via, l'ho tenuta, però insomma ero lì lì per buttarla. Poi la più bella, la creazione più bella, quella che mi piace di più, è questo portachiavi con questa ciambellina, vedete? Fatta a topolino con la faccina kawaii. Mi piace troppo e niente. L'ho montata appunto su un semplice portachiavi ed eccola qua. Poi il panetto preferito? Allora, a me piace un sacco il color biscotto. Aspettate che ve lo tolgo dalla plastica. Se ce la faccio, ce la posso fare. Ce l'ho fatta. Allora, questo è il color biscotto. Questo. Mi piace proprio tantissimo come colore perché mi piace molto fare appunto i biscotti, i dolcetti. Questo appunto è il colore più adatto, però e questo io appunto lo creo utilizzando, metto qua, utilizzando il color Sahara della Fimo, questo che è poi il numero 70, e il color caramello sempre della Fimo, che è il numero 7. E però siccome appunto non è proprio un panetto, allora ve ne ho preso ad esempio un altro che è proprio un panetto in sé ed è il verde prugna della Fimo, lo tolgo sempre dalla plastica, e se non sbaglio è il numero 63, questo. Ok, poi il panetto che mi è piaciuto di meno è stato questo, che è poi il verde metallizzato. E questo, questo qui. E non mi è piaciuto per niente perché, a parte che è durissimo proprio da quando l'ho comprato, non è che mi si è seccato, è sempre stato durissimo, impossibile da lavorare, poi si sfracellava tutto, insomma, non mi è piaciuto per niente. Poi anche come colore è un colore un po' triste e non mi è piaciuto. Poi la prossima creazione che farò sarà la pizza, quella che ho visto dall'ultimo update di creazioni di Kale mi piglia male, che mi è piaciuto un sacco, la pizza quella con la bandiera, i baffi e la faccina. E appunto farò quella lì. E
E le mie creazioni sono in vendita? Per ora no, però casomai in un futuro può darsi. Speriamo di sì, così guadagnerò qualcosa, dai. E niente, questo è stato il mio video tag, spero appunto che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!